Ok, dopo aver visto le equazioni goniometriche, vediamo oggi le disequazioni goniometriche. Cominciamo vedendo quelle elementari. Per esempio, quindi avremo quelle in seno, coseno e tangente, cominciamo per esempio con il coseno. Immaginiamo di dover risolvere cosen x maggiore, che ne so, di un mezzo. Questa è una disequazione goniometrica perché al posto dell'uguale abbiamo il simbolo di maggiore. E la si risolve in modo molto simile a quello usato per le equazioni, cioè col cerchio goniometrico. Prendiamo i due assi. Oh, boh, che strano. Scusate solo un secondo. Riprendiamo, ripeto, utilizziamo il cerchio goniometrico, quindi abbiamo i due assi. Anche in questo caso usiamo il fatto che un punto che sta sulla circonferenza goniometrica è congiunto con l'origine, il punto P. Se questo è l'angolo X, le coordinate di P sono cosen x e sen x, dato che il cerchio goniometrico questo è 1 e questo è 1. Il valore di un mezzo, dato che riguarda il coseno, va riportato sull'asse delle ascisse, quindi cade in questo punto. Dopodiché prendo la retta verticale che passa per il punto di ascissa un mezzo, okay? E quindi tutti i punti che hanno tutti i punti P che sono individuati da un angolo il cui coseno è più grande di un mezzo, sono punti sulla circonferenza goniometrica che si trovano a destra di questa retta. Maggiore significa più grande, quindi formano tutto questo arco. Tutti i punti che stanno all'interno di questo arco sono i punti che verificano questa proprietà. I due estremi dell'arco sono, questo punto è individuato dall'angolo, chiamiamolo, cominciamo da quello più sotto, questo x2, questo x1 che è meno pi greco terzi. E quello sopra è più pi greco terzi. Quindi tutti gli angoli qua dentro sono gli angoli che hanno questa proprietà. Si trovano tra meno pi greco terzi e più pi greco terzi. O più in generale, se vogliamo tutte le soluzioni, tra meno pi greco terzi più 2 kappa pi greco e pi greco terzi più 2 kappa pi greco. Ok? D'accordo? Se qui avevamo maggiore o uguale, qui mettevamo anche l'uguale. Se invece mi interessano, queste sono tutte le soluzioni. Se voglio le soluzioni principali, qualche volta può essere utile trovare per esempio soluzioni all'interno dell'intervallo 0-2π greco, cioè tra 0 e il periodo. Allora inizio a contare le soluzioni da 0, quindi da questo angolo, quindi abbiamo intervallo da 0 a π greco terzi e da il corrispondente angolo di meno pi greco terzi, ma nell'intervallo 0,2π greco, che quindi viene 2π greco meno pi greco terzi e 2π greco. Pi greco terzi, non mezzi, scusate, quindi questo è 5 terzi di pi greco. Ok? Quindi all'interno dell'intervallo 0,2π greco le soluzioni sono tra 0 pi greco terzi e tra 5 terzi pi greco e 2 pi greco.
Oppure, se non ci interessa quale intervallo considerare come periodo, una buona espressione delle soluzioni è questa, tra meno pi greco terzi e pi greco terzi. D'accordo? No, è chiaro che se la nostra disequazione avesse avuto verso invertito, immaginiamo di dover risolvere cosa in x minore o minore uguale di un mezzo, allora fatemi copiare la figura perché tanto è la stessa. Anziché essere a destra della retta x uguale a un mezzo, le soluzioni saranno alla sinistra. Fatemi ritracciare il circuito geometrico, eccolo qui, più o meno. Le soluzioni che ci interessano sono quelle che sono individuate ad angoli che producono punti P a sinistra di un mezzo, quindi tutto quest'arco. Le soluzioni sono quelle che si trovano nell'arco che va da pi greco terzi all'altra soluzione che chiameremo stavolta non più pi meno pi greco terzi perché adesso non conviene, ma la chiameremo, scusate, non vedremo quel suo valore positivo all'interno del periodo, 5 terzi di pi greco o 2 pi greco meno pi greco terzi se preferite. Quindi in questo caso le soluzioni sono tutti gli angoli compresi tra pi greco terzi più 2 kappa pi greco e 5 terzi pi greco più 2 kappa pi greco. Queste sono le nostre soluzioni. E quindi se uno ha afferrato la tecnica con cui si risolvono le equazioni goniometriche, le disequazioni sono appena appena qualcosina in più. Proviamone una col seno. Un seno x maggiore di un mezzo ancora, per cambiare angolo. Anche in questo caso utilizziamo la circonferenza goniometrica. Perché stavolta riportiamo i valori del seno sull'asse verticale. Quindi intersechiamo con la retta y uguale a un mezzo e, dato che il seno è l'ordinata del punto, richiedere che il seno sia più grande di un mezzo significa richiedere l'arco che stia sopra la retta orizzontale. Queste sono tutte le soluzioni, che sono un intervallo contraddistinto da questi due estremi. Il primo è fi greco sesti, il secondo, l'estremo superiore, è 5 sesti di pi greco. Quindi le soluzioni sono tutte quelle che individuano punti che sul cerchio hanno ordinate più grandi di un mezzo, cioè tra pi greco sesti più 2 kappa pi greco, e 5 sesti di pi greco più 2 kappa pi greco. Se qui non ci fosse, se qui non c'è l'uguale, scusate, non c'è neanche qua. Attenzione. Ma c'è solo il minore. Gli estremi sono esclusi. Ok? Ne vediamo uno in tangente. Supponiamo tangente di x maggiore di radice di 3. Anche in questo caso rappresentiamo le soluzioni sul cerchio goniometrico usando la tangente nel punto di coordinate 1, 0. Una retta tangente che è questa, il valore della tangente si riporta sul
su questa retta, congiungiamo questo punto con l'origine e questo il punto in questione è individuato dall'angolo di greco terzi e quindi la tangente ha un valore maggiore di pi greco terzi in questa regione, da qua in su, che corrisponde, se congiungiamo i punti con l'origine, in tutto questo arco. Quindi da pi greco terzi a pi greco mezzi. Quindi le soluzioni in questo caso sono pi greco terzi più k pi greco, il periodo della tangente sul pi greco, minore di x minore di pi greco mezzi, più k pi greco. Attenzione, anche se qui ci fosse l'uguale, in quel caso accettiamo come soluzione i pi greco terzi, ma mai i pi greco mezzi, perché in pi greco mezzi la tangente non esiste. Cioè si mette l'uguale qui, ma non qui. Ok? Ci sono domande? Benissimo. Più o meno questa è la tecnica con cui si risolvono le disequazioni di secondo grado. C'è anche il metodo grafico, se per esempio prendiamo la tangente, ecco. Se abbiamo l'equazione, la disequazione tangente di x maggiore di radice di 3, la si può risolvere anche col metodo grafico, che significa interpretare la disequazione in questo modo. Chiamiamo y la tangente di x e ci chiediamo quando è che y è più grande di radice di 3. Quindi costruiamo il grafico di tangente di x. In questo caso, quindi x non è un angolo, ma è una scissa. Lavoriamo sempre tra meno pi greco mezzi e più pi greco mezzi. Qui abbiamo queste rette che sono rette asintotiche per la tangente. Il grafico della tangente è fatto più o meno in questo modo. E quindi ecco, questo è, scusate, il grafico della tangente. Poi abbiamo la richiesta y maggiore di radice di 3, radice di 3 supponiamo che cada qui. Quindi la richiesta che y sia più grande di radice di 3 significa l'ordinata finale di questa, quindi questa è la parte di grafico che ci interessa, che corrisponde a questa regione sull'asse delle x. Questo punto è radice di pi greco terzi e questo intervallo è proprio quello che ci dà la soluzione, cioè pi greco terzi minore di x minore di pi greco mezzi. Se qui ci fosse l'uguale, accetteremo anche questo estremo, quindi anche pi greco terzi, ma mai pi greco mezzi. È tutto chiaro? Ci sono domande? Alcune equazioni, disequazioni, scusate, si presentano come riconducibili, come abbiamo già visto, a elementari. Immaginate per esempio, che ne so, una disequazione di questo tipo. Coseno la seconda di x meno un quarto maggiore o uguale a zero. Questa apparentemente è una disequazione di secondo grado che però possiamo scomporre. Questa è una differenza di quadrati, possiamo scomporre in
cosen x meno un mezzo per cosen x più un mezzo maggiore o uguale a 0. Quindi abbiamo due termini, due fattori, e sfruttiamo la legge sul segno del prodotto. Quindi andiamo a studiare il segno di questo termine, il segno di questo, e poi li mettiamo insieme. Quindi il primo fattore, cosen x meno un mezzo, è maggiore di 0 se cosen x è maggiore di un mezzo. E abbiamo visto prima, che questo succede quando x è compreso tra meno pi greco terzi e pi greco terzi. Più 2k pi greco minore di x minore di greco terzi, più 2k pi greco, era il primo esempio che abbiamo visto, se non mi ricordo male, eccolo qui. Oppure il secondo fattore è la cosen x più un mezzo maggiore di 0, uguale, no, maggiore uguale, scusa, uguale. Qui invece spostiamo un mezzo a destra, abbiamo coseno di x maggiore o uguale di meno un mezzo, quindi meno un mezzo cade a sinistra dell'origine, quindi cade in questa posizione, più o meno un mezzo, e quindi sono soluzioni tutti gli angoli corrispondenti all'arco a destra di meno un mezzo. Quindi tecnicamente questo estremo è individuato dall'angolo 2 terzi pi greco e questo dall'angolo che potrebbe essere, per esempio, un valore negativo meno 2 terzi di pi greco. Quindi le soluzioni sono meno 2 terzi pi greco minore o uguale a x minore o uguale 2 terzi di pi greco, che è più 2k pi greco. Adesso abbiamo il segno di entrambi i fattori, possiamo andare a riportare il segno in tabella. Immaginate questa come la retta che individua il valore della x. Qui, siccome abbiamo usato i valori negativi, conviene utilizzare l'intervallo tra meno pi greco e pi greco, anziché tra 0 e 2 pi greco. Okay. I valori notevoli che abbiamo trovato sono meno pi greco terzi e pi greco terzi, quindi qui c'è lo 0, qui c'è pi greco terzi e meno pi greco terzi, e 2 terzi pi greco che capita qui, e meno 2 terzi pi greco. Il primo fattore era cosen x meno un mezzo, è positivo nell'intervallo tra meno pi greco terzi, dov'era? Eccolo qua, e pi greco terzi, quindi qui abbiamo più e il resto è meno. Questo è il primo fattore. Il secondo, cioè coseno di x più un mezzo, è positivo tra meno 2 terzi pi greco e 2 terzi pi greco. Quindi qui avremo e altrove meno. Di conseguenza, tra meno pi greco e meno 2 terzi pi greco, il prodotto è positivo. Il meno 2 terzi pi greco, questo è nullo, questo è negativo, quindi qui il prodotto vale 0. Tra meno 2 terzi e meno pi greco terzi, o più per meno che fa meno, il meno pi greco terzi, il primo coefficiente, il primo fattore sia nulla, quindi qui ho uno 0, tra meno pi greco terzi e 0 più, lo stesso tra 0 e pi greco terzi, il pi greco terzi si annulla ancora il primo fattore, quindi qui la
coseno alla seconda di x meno un quarto è nullo, tra pi greco terzi e 2 terzi pi greco meno per più fa meno, il 2 terzi pi greco si annulla il secondo fattore, quindi qui l'espressione è nulla e infine è positiva. Ok? Quindi a noi interessano le soluzioni col più perché vogliamo che l'espressione coseno quadro x meno un quarto sia maggiore o uguale a 0, quindi abbiamo come soluzioni, fatemi cercare in blu, qui c'è il più, anche qui c'è il più, e questo. Quindi avremo l'intervallo tra meno pi greco e meno 2 terzi pi greco, poi l'intervallo tra meno pi greco terzi e pi greco terzi, e infine quello tra 2 terzi pi greco e pi greco. Ok? Per avere tutte le soluzioni è sufficiente aggiungere a ogni estremo il più 2k pi greco. C'è un altro modo per rappresentare le soluzioni, forse ancora più intuitivo. Mettiamolo qua sotto. Riportiamo le soluzioni non su una tabella, ma sul cerchio goniometrico. Immaginate, fatemelo fare in grande, poi dopo questo chiudo, se ce la facciamo. Immaginate di riportare sul cerchio geometrico i nostri valori notevoli. Abbiamo visto che abbiamo meno pi greco terzi, pi greco terzi e 2 terzi di pi greco e meno 2 terzi di pi greco. Ora, abbiamo due fattori, ricordate il coseno, scusate, scrivo qua sopra, coseno quadro x meno un quarto, l'abbiamo scomposto in coseno x meno un mezzo per coseno x più un mezzo. Il primo fattore è positivo tra pi greco terzi e meno pi greco terzi, quindi è positivo dentro ed è negativo altrove. Poi abbiamo il secondo termine, il secondo fattore che è positivo a destra, cioè tra meno 2 terzi pi greco e 2 terzi pi greco, quindi fatemelo segnare all'esterno, per esempio è positivo in questo intervallo, è negativo altrove, quindi qui c'è meno, qui c'è meno, per cui avremo che come situazione risultante, immaginate di dover fare il prodotto, fatemi fare un altro cerchio più esterno. E avremo più per più che fa più, più per più fa più, più per meno fa meno, qui anche, qui ho più, qui ho meno e qui ho meno. Quindi le soluzioni che, boh, in cosa posso, in rosso, sono questo intervallo, questo. Quindi tra meno pi greco terzi e pi greco terzi, tra meno pi greco e 2 terzi pi greco, e tra 2 terzi pi greco e pi greco.
questo intervallo qui, ripeto, questo intervallo tra meno pi greco terzi e pi greco terzi, poi questo è la parte tra 2 terzi pi greco e pi greco, e infine questa tra meno pi greco e meno 2 terzi pi greco, che ritroviamo quelle che abbiamo scritto prima. Bene, se non ci sono domande, mi fermo qui.